Senza nulla voler togliere alle grandi opere filosofiche come la fenomenologia dello spirito, la critica della ragion pura di Kant, l'etica di Spinoza. Cito queste tre perché sono tra le più complesse e articolate che esistano. Poi come complessità, come profondità del pensiero, includerei anche il Così parlo Zarathustra. Ma non reggono il paragone. Né per rigore filosofico né per complessità con la struttura originaria di Emanuele Severino. Quindi, pur riconoscendo il grande valore filosofico di quelle opere, l'opera illustrata, sviluppata da Emanuele Severino è su un altro livello e sfido chiunque a sostenere il contrario. Sfido chiunque a studiare la struttura originaria e a contestare quello che ho detto. No, poi ci sarebbe anche da studiare un'altra serie di opere di Severino: Essenza del nichilismo, Destino della necessità, Tautotes, Fondamento della contraddizione, La gloria, Oltrepassare, giusto per citare alcune tra quelle principali, sul piano teoretico. Sono sicuro che nessuno potrà contestare quello che ho detto. Nessuno potrà negare il maggior rigore, anzi il rigore assoluto, totale, incontestabile presente nella struttura originaria. E nessuno potrà contestare il fatto che sia un'opera anche più complessa di quelle che ho indicato prima, ma in generale di tutte le altre presenti nel panorama filosofico.